Ben ritrovati, cari amici, con il nostro appuntamento settimanale con il Vangelo della domenica. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono intorno a Gesù i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi in questo alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano se non hanno fatto le loro abluzioni, e osservano molte altre cose del genere, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Ebbene, quei farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Gesù rispose loro: Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, così sta scritto: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono solo precetti di uomini. Trascurano il comandamento di Dio per osservare le tradizioni degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, Gesù diceva loro: Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva: dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezze, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. In questa ultima domenica del mese di agosto, la parola di Dio ci raggiunge non come un miele dolce, direbbe l'Apostolo Paolo, ma piuttosto come una spada affilata, una spada che viene a pungolarci, che ci interroga, che ci chiede di verificarci con sincerità, se per caso anche noi non siamo tra coloro che onorano Dio con le labbra, ma poi nel loro cuore stanno lontano da Lui. D'altra parte Gesù già nel Vangelo aveva detto: non chi dice Signore, Signore, erediterà il regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, cioè non basta avere il nome di Dio nelle labbra, ma bisogna che la sua presenza sia reale nel nostro cuore e si traduca in azioni secondo il suo Vangelo. Nella prima parte del Vangelo di oggi Gesù ci mette in guardia proprio da un atteggiamento che potremmo chiamare di ipocrisia religiosa, che consiste nel ridurre la nostra fede a una serie di pratiche esteriori senza che queste tuttavia vadano a cambiare la nostra vita, a toccare il nostro cuore. I farisei, ricorda Gesù, facevano abluzioni sacre, lavavano le mani, ma anche le stoviglie, i bicchieri, le pentole di rame, non già per motivi sanitari, ma quanto perché ritenevano che attraverso queste lavature, queste abluzioni, tutto diventasse puro e dunque li avvicinasse a Dio. Ma poi a questi gesti più esteriori non corrispondeva un'autentica adesione del cuore ai precetti del Signore. E così a volte rischiamo di fare anche noi, di sentirci a posto perché magari siamo andati alla messa la domenica, perché abbiamo partecipato alla processione annuale nella nostra parrocchia, perché abbiamo rispettato magari i comandamenti essenziali. Quante volte sentiamo delle persone che dicono:
non ho bisogno di confessarmi perché non ho ucciso nessuno, non ho mai rubato. Pochino potremmo dire. Queste cose, le devozioni, la pratica religiosa, l'osservare alcuni comandamenti, certo sono belle, sono importanti, ma non possono esaurire il nostro rapporto con Dio, che ha invece bisogno di una adesione del cuore più intima, più profonda. Ed ecco allora la seconda parte del Vangelo che abbiamo ascoltato in questa domenica, quella in cui Gesù ci chiede, anzi di più, ci invita fortemente a coltivare il nostro cuore, la nostra interiorità, perché dice Gesù è dal cuore che nascono i pensieri cattivi, è nel cuore che noi possiamo coltivare quei pensieri cattivi che poi ci portano a compiere le opere che non sono le opere dello spirito, ma direbbe San Paolo, sono le opere della carne che ci rendono lontani da Dio. Impurità, furti, adulteri, invidia, superbia, inganni, dissolutezze. Quante volte queste cose nascono da un pensiero che noi non siamo pronti a scacciare, ma che coltiviamo magari per lungo tempo dentro di noi e che poi si trasformano in azioni malvagie che ci allontanano non solo da Dio, ma anche dai nostri fratelli e in fondo dalla verità di noi stessi. Gesù ci dice invece coltiva il tuo cuore così come si può coltivare un giardino perché sia abitato da pensieri buoni, da valori e ideali grandi, perché sia tempio dello Spirito Santo, luogo del dialogo intimo con Dio e casa accogliente per chi incontriamo nella nostra vita. E del resto già nell'Antico Testamento, nel primo libro di Samuele, troviamo quell'espressione bellissima che dovremmo tenere fissa nella nostra mente. Gli uomini guardano le apparenze, ma Dio guarda il cuore. Anche noi siamo invitati a guardare più il cuore che non le apparenze. Il cuore delle persone, il cuore della nostra vita, il cuore del nostro rapporto con il Signore Dio. Eccoci, aiuti il Signore a liberarci da ogni esteriorità fine a se stessa, da ogni superficialità e andare invece sempre a cercare ciò che dà senso pieno alla nostra esistenza, al nostro rapporto con Lui. Una buona domenica a tutti voi.